Salve a tutti e ben ritrovati dal vostro Joe. Mi scuso innanzitutto perché la puntata scorsa mi sono accorto essere durata un po' di meno, solo che non avevo calcolato bene i tempi, visto che stavo facendo altre cose, quindi mi farò perdonare facendo questa puntata sicuramente un po' più lunga. Continuiamo, dato che nella scorsa puntata abbiamo scoperto che in realtà noi siamo degli assassini professionisti, oddio. Che noi siamo degli assassini professionisti e che quindi in realtà non siamo quelli che crediamo di essere. Troppo veloce. Ah, però ok, l'abbiamo buttato giù. Non è difficilissimo prendere il ritmo con la spada a due mani, è abbastanza semplice a dire la verità, quindi non dovrei avere grossi problemi. Già sta iniziando a diventare molto più forte la spada. Corazza di piastre, no, non mi serve perché tanto è in ferro, quindi. Sconfitti tutti i nemici. Bene. Quindi curiamoci. Rapido e indolore. Ferro corsesca. Io la disassemblo. Questa non mi interessa. Continuiamo. Ho il risk a 38 in realtà, quindi forse dovrei.
Devo curarmi. 133 addirittura mi cura. Perché l'affinità è molto alta. Buono. Così mi sono fullato. È davvero semplicissimo combattere con la spada grande. La porta non si aprirà da questo lato, però qua c'è un'altra porta blu. Quindi sono due porte blu che ci sono. Il che vuol dire che cambia praticamente la zona. Faccio abbassare un attimo il risk. Quindi da là si può uscire a destra, invece da qua si continua. Andiamo di qua, là è bloccata la porta, quindi non posso andare. Questo cos'è? È chiuso con il sigillo colombina. Sigillo calmia. Qua ci sono tutti dei vari sigilli che probabilmente si sbloccheranno più in là. Ora, veramente queste parti non... questa parte... del gioco non me la sto ricordando completamente. Non mi dire che c'è un boss. Il caricamento non mi piace. No. Siamo usciti. Ah, ci sono di nuovo. Aia. Wow, per poco non l'hanno beccato. Ah, da qua si può entrare. Qui intanto c'è un baule e io me lo guardo. Scrigno chiuso con la chiave dello scrigno.
Lì si va da un'altra parte. Oh mio Dio, quante zone da esplorare. Andiamo di qua. Oh, bronzo, ferro e agane. Quindi nuova bottega, nuova officina. Finalmente possiamo darci un po' alla pazza gioia. Che bello. Allora, innanzitutto ripariamo tutto. Fondi, facciamo un po' di fondamenta, se così si può dire. Allora, corsesca con lo spadone fanno lancia, quindi non mi interessa. Con la spada corta fanno addirittura la balestra. Scimitarra fanno la glaive. Ascia da guerra fanno il glaive. Spada vichinga addirittura con la firangi. Spada vichinga però. Spada pesante usata dai vichinghi. Però di ferro. Quindi non lo so. Pugnale addirittura. Voglio provare subito a fare una cosa incredibile. La katana che abbiamo adesso con la spada corta. Formano ascia da guerra. Ascia da guerra in agane. Sinceramente. Non mi fa impazzire. Se invece dovessi utilizzare la spada corta di Agane che avevo. Questo fanno la spata, che sinceramente. Una spada di Agane però non sarebbe male. Con delle caratteristiche un po' così però. Sempre in Agane non sarebbe male. Spada di bronzo. Scimitarra di Agane, però non sarebbe il top. No, così fanno l'ascia da guerra, vero? Me l'ero scordato. Qua addirittura fanno il. Spada con lama curvo a taglio singolo. Spada di Agane, tagliente a una mano. Attacco forza 21, quindi decisamente più forte. Però con delle caratteristiche un po' così e così. Ma io direi di. No, spada corta. Dov'è? La Firangi. Mi piaceva questa. La Shamshir. Sì. Poi. Scudo romano di bronzo con lo scudo leggero e lo scudo tondo cosa formano? Lo scudo torre. 14-11. Ottimo. Poi fondi, scudi, vabbè, scudo non abbiamo più niente. Armature invece. Vediamo in ankles di ferro con la manica a maglia di Hagane addirittura. Va bene. La cotta maglia di Hagane. Quindi ferro e bronzo formano praticamente sempre Hagane. Quindi se metto i gambali ad anelli di ferro con dei gambali. Non ho solo i gambali leggeri. Mi formano i gambali di maglia. Però di ferro. Va bene. Mentre invece elmo con un altro elmo ce l'ho? No. Ho però la manica di maglia con un'altra manica di maglia? Infatti non immaginavo potessero fare qualcosa di meglio. Ecco la manica di maglia in agane. Che non è male. Vediamo invece la manica di maglia in agane con la cotta di maglia. No.
Manica di maglia in Agane. Niente di che. Ok, va bene. Lasciamo perdere. Allora, assembliamo le lame invece, le armi. Allora, abbiamo uno spadone qui. Poi la Shamshir in Agane con il manico Elsa corta, Elsa ricurva, guardia incrociata. Questa è ottima. Con la guardia incrociata e come gemma potremmo mettere il Braveheart. Forza 114 col Braveheart. Qua pure 114, 111. Mettiamo la demonia. Non mi interessa. Sì, la posso chiamare Shamshir. Poi, assemblarmi. Vediamo cosa abbiamo ancora. Abbiamo questo spadone di bronzo. Allora, aspettate. Fatemi disassemblare qualcosa. Ecco, ecco, disassembliamo questa. Anche l'ala d'angelo. Facciamo un po' di... vabbè, no, la lancia la lasciamo. Andiamo a fondere le lame. E facciamo la daga di ferro con lo spadone di bronzo. Ah, pensavo mi dassero la cane, invece no. Mi danno lance di bronzo. Spada di ferro, sinceramente. Allora, proviamo la katana con lo spadone. Esecutrice. Attacco forza 25 addirittura. Spada a punta smussata per le esecuzioni. Madonna mia, questa è tanta roba. Addirittura la daga. Bastone del mago, lol. Mazza a sciabola. Vediamo questa esecutrice invece. Spada vichinga è più debole. Spadone più debole. Spadone più debole. Più debole. Assolutamente più debole. Assolutamente più debole. Assolutamente più debole. Stocco di ferro addirittura, no, molto più debole, ok. Allora, a questo punto voglio vedere effettivamente se con lo spadone... Dov'era? No. Beh, non c'è molto, perché c'è la scimitarra. La scimitarra con la corsa... Fanno la glaive 14. La corsica è decisamente più forte. La spada è più debole. Purtroppo... Però aspetta, mi è venuto...
un'idea. Ecco, adesso fondi. Ecco, la lancia con la daga formano sempre lancia. No, questo no. Sempre lancia. La daga. Come fa a formare una daga? Cioè, non ha senso. Va bene, basta. Non abbiamo più niente per ora. Assembliamo lame, quindi andiamo dalla nostra esecutrice. Guardia incrociata, gemme. Demonia. Poi assemblarmi. Mi assemblo anche. Dov'era? Corsica. No, questa no. Che pure 18 non è male. 10, 12, 13, 12. Va bene, dai. Direi che abbiamo finito. Adesso proviamo a equipaggiare un po' delle cose che abbiamo, perché giustamente. Allora, questi sono 9, mentre invece manica di maglia in Agane 10. Quindi sono decisamente meglio. L'elmo di maglia purtroppo c'è solo questo. L'armatura a bande abbiamo la cotta a maglie adesso. Gambe invece abbiamo i gambali a maglia. L'anello salamandra invece. Canto del cigno, bestia addirittura 15, crocifisso, malvagi, fantasmi e draghi. Vabbè, mi metto il crocifisso per ora. Come spada invece, vediamo adesso che cosa abbiamo. La lancia, quella per i draghi, molto buona per i draghi. La Shamshir, ottima per gli umani e quasi malvagi. Vediamo com'è. Oh, guarda che bella. E poi la esecutrice, che è molto buona per i malvagi ed è anche molto forte dal punto di vista di attacco. Quindi teniamoci l'esecutrice per il momento. Direi anche che possiamo salvare, dato che abbiamo fatto una bella sezione di crafting. Anche se ancora il vero e proprio crafting dovrà arrivare, perché dovrà arrivare, però già è un qualcosa. Eccoci qua. Ci siamo. Allora, quello scrigno non si può aprire. Di qua per ora non ci voglio andare. Perché per l'appunto voglio tornare indietro. Voglio tornare indietro qui e vedere effettivamente dove si va a parare se andiamo per l'appunto nelle altre zone. Come potete vedere qua c'è un'altra zona dove qui è la chiave d'oro, mentre invece qui dove andiamo? Perché qui andiamo fuori pure. Ma dove andiamo? Siamo in delle catacombe di nuovo, cioè sotterraneo. Oh cacchio. Giustamente ancora l'arma deve guadagnare PP, per cui ancora non siamo al top. Oh, però i danni comunque li facciamo. Grazie.
Beh, non sono difficili da sconfiggere alla fine. Esplosione livello 2. Cacchio. Ora sono sopravvissuto per un pelo proprio. Che poi la cura dovrebbe fargli del danno a lui, giusto? No. Che cazzo faccio? L'ho curato. Cioè, ma ero convinto gli facesse del danno, dato che questa è una magia sacra, no? Niente, vabbè, a posto. Il solito pollo. Sì, però così non ci siamo più. Così non ci siamo più, è finita. Cioè, è finita, non lo posso colpire. Sigillo Mandrake, apre una porta nella città sud. Grimorio Exorcer, esorcizza i nemici non morti. Ah, vedi, questa è una figata. Potrebbe essere tipo una sorta di instant death per i non morti. Devo provarla questa magia, sarà sicuramente interessante. Porta chiusa con il sigillo Tea. Quindi trovo sigilli per aprire altre porte. Che aprono altre porte, madonna che casino. Cioè, qua ci sarà anche la sessione, quella fenomenale di backtracking in maniera pazzesca. Questa è la chiave d'oro. Proprio una sessione di backtracking anormale, oserei dire. Con la spada lunga è veramente facile fare le combo. Davvero, davvero facile. Scudo torre, questo buono, magari si può unire in futuro. Cioè, per la seconda volta non l'ha attaccato. Ecco, questa è l'altra porta da dove si usciva. Sbloccata la porta. E da dove si va? Cioè, dove si va? Ah, era la porta... Ah, ho capito dove siamo. Siamo ancora nella cittadina. Guardiamo, può essere che ho sbloccato qualcosa. Madonna mia. Disintegrato proprio. Ahem.
Ah, ma qua sì, è dove sono. Ho capito dove sono. No, vabbè, allora posso andare. È una sorta di checkpoint praticamente. Ok, ottimo. Dunque, adesso sappiamo effettivamente da dove siamo arrivati e dove possiamo andare. Abbiamo fatto una sorta di checkpoint. Però basta, non voglio combattere per il momento. Quindi se magari mi fai passare. Grazie. E che qua sono tre. Difficile passare in mezzo. Poi che respawnano così in ogni modo è fastidiosissimo però. Cioè, non mi danno la possibilità di. What? Boh, un altro elmo. Beh, tre colpi ben assestati e l'abbiamo fatto fuori. Adesso devo ripassare, se non sbaglio, tutte le zone con i sigilli. Sì. Potrei anche fare il backtracking nella città sud per il sigillo, ma. Con le armi mi cura di più. E beh, ottimo. Wow! Break Art Ville Scar, attenzione! Mi ha messo veleno. Non sono andato male. Risk di 25 punti, no. Di 50 devo ricalarlo perché sennò è finito. E adesso di 25.
Finché si recupera 50 HP, ma io gliene levo. È già 47. Oh, l'ho sconfitto? Yes! Ciao ciao! Ah, quando ha assassinato quella famiglia. Lui era con me. Oh, ma ci sono tante di quelle cose che non ricordo, che è pazzesco. Quindi lui era il comandante. Altro terremoto. Sono ancora sotto status poison, quindi curiamo il poison. È stata una battaglia abbastanza semplice, a dire la verità, forse. Cioè, col fatto che riesci a fare le combo con la spada grande, praticamente mi ha tolto quasi tutta la difficoltà nel non farlo attaccare. Allora, io direi che comunque per questa puntata abbiamo fatto abbastanza, direi. Dopo
Abbiamo fatto veramente abbastanza. Abbiamo craftato, abbiamo fatto il giro della zona. Dalla prossima, invece, esploreremo la nuova area e ovviamente scopriremo che cosa c'è al di là di tutta questa prima parte. Quindi, come al solito, vi ringrazio per essere stati con me e ci vediamo alla prossima.